Signore e signori, buonasera e bentornati con il consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parma, Videotar in collaborazione con TG Parmense. Questa sera iniziamo con un'attività dei carabinieri, in questo caso andiamo sempre sull'Appennino, ma nell'Appennino della zona della Val Parma, andiamo a Langhirano perché i carabinieri di Langhirano, coadiuvati dal personale dell'Ispettorato del Lavoro, il nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato degli accertamenti volti a reprimere il reato della creazione di posti di lavoro non corretti, quindi lavoro nero praticamente, oltre a sondare rispetto sulla normativa del rispetto della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Diversi controlli effettuati sono state individuate carenze igienico-sanitarie in un locale, hanno contestato una struttura dedicata alla somministrazione di cibo, 1000 euro di sanzione amministrativa. Contestualmente, il NIL ha anche riscontrato il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, strumento obbligatorio in quanto indispensabile per prevenire incidenti sul luogo di lavoro. E adesso andiamo a proporre un altro servizio, un servizio in questo caso in cui noi dobbiamo fare ammenda, dobbiamo effettivamente dare il diritto di replica perché avevamo affermato in un servizio di qualche tempo fa che una passerella che era stata, diciamo, messa in crisi anche dall'ultima alluvione che collega la zona di Isola di Compiano col territorio comunale di Bedogna, rischiava, da quello che hanno detto, di non essere più riaperta. Invece non è così, il sindaco ci ha contattato, il sindaco di Compiano Francesco Mariani, per puntualizzare la situazione. La volontà di riaprire la passerella c'è e si sta già lavorando in questa direzione. Vediamo il servizio. Siamo con il sindaco di Compiano, Francesco Mariani, perché voleva specificare o correggere una notizia che mi ha dato nel nostro telegiornale relativa al ponte pedonale che collega Isola di Compiano al territorio comunale di Bedogna. Ci dica. Sì, la storica passerella, come la chiamiamo noi compianesi, che è una struttura storica, in alcune vecchissime foto era già presente, che collegava diciamo, il ponte di Compiano con Isola. Il ponte attualmente è diviso tra Compiano e Bedogna, e già su nostra richiesta, nostra di Bedogna di qualche anno fa, avevamo chiesto che l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale intervenisse per così, valutare la stabilità del ponte. Dovevano iniziare a ottobre i lavori per valutare questa stabilità e nel caso intervenire. Poi c'è stata L'alluvione su cui. l'alluvione, eccetera, e quindi i due uffici tecnici hanno reputato per sicurezza di momentaneamente di chiudere al passaggio pedonale il ponte, in attesa che la Protezione Civile faccia le sue valutazioni. Abbiamo fatto già tre sopralluoghi, sia con l'Agenzia per la Sicurezza dell'Emilia Romagna, sia con la Protezione Civile di Roma. Sì, si tratta solo ora di reperire e di più che altro, più che reperire, che vengono assegnate le risorse all'Agenzia per la Protezione Civile di Quindi si Parma. può sistemare, Sì, l'obiettivo è no, beh, puntare a rimetterlo in posto. si deve sistemare, si può sistemare. Non sarà un intervento che faranno i due comuni, ma farà direttamente l'Agenzia per la Sicurezza. Teniamo monitorato il ponte, naturalmente, però insomma siamo abbastanza Fiduciosi che potrà riaprire, fiduciosi e insomma. confidenti. Insomma, il ponte non sarà chiuso per sempre. È stato solo momentaneamente chiuso al passaggio, sia perché dovevano iniziare i lavori, sia perché con le recenti Ma anche per eventi sicurezza sicuramente, atmosferici abbiamo certo. preferito momentaneamente chiuderlo. Però insomma siamo molto confidenti, anche perché insomma la Protezione Civile ha fatto questi sopralluoghi, ripeto, non solo quella regionale, ma direttamente da Roma sono venuti apposta per verificare il nostro ponte. Siamo nella settimana prima di Natale e sono tanti gli appuntamenti in cui si visitano bancarelle, si mettono in mostra le varie realtà del territorio, tra queste le più preziose sono quelle dedicate al volontariato. Il bel servizio realizzato dal nostro Claudio Bertani ci porta proprio a conoscere le realtà del volontariato dell'Alta Valtaro, dai Vigili del Fuoco all'Avis, alla Parrocchia di San Rocco, agli Alpini. Tutte interviste con diversi esponenti di queste realtà, davvero un bel servizio che arriva al fulcro e al centro di quello che è il tema e diciamo, i valori che vengono espressi dal Natale. So che avevate dei problemi con i corsi, avete risolto?
Sì, corsi per i nuovi. È partito un corso, sta partendo un corso adesso, a giorni, sono cinque nuovi ragazzi che cominciano il percorso, c'è una parte online, una parte in caserma Parma, quindi questione di giorni e parte il corso, insomma. Ragazzi Borgotaro che fanno una parte di corso, lo fanno su una piattaforma di e-learning, una parte la fanno qua in distaccamento da noi e poi devono andare in caserma Parma per un certo numero di ore per completare il corso. Quindi il gruppo si arricchirà presto di altri 5 elementi. Noi ce l'auguriamo, insomma, l'obiettivo è questo, è un corso abbastanza impegnativo, quindi insomma i ragazzi è già un po' che sono dentro al gruppo con noi, quindi sono ragazzi in gamba, noi ci auguriamo che insomma questo percorso si concluda nel migliore dei modi. Allora, Avis, Borgotaro, Alvareto, sì. Come stanno andando le cose? Dunque, stanno andando abbastanza bene, abbiamo sempre delle adesioni da parte dei giovani che vogliono diventare donatori di sangue e cerchiamo sempre persone che ci possano aiutare a entrare nel nostro gruppo per riuscire a effettuare sempre tutti i lavori che ci sono da fare anche nella nostra sede, anche pubblicizzare la nostra associazione. Il nostro volontariato è un volontariato importante come quello di tutte le altre associazioni. I nostri donatori offrono la cosa importantissima che hanno, cioè il sangue, a titolo puramente anonimo e gratuito, e sappiamo tutti quanto ce n'è bisogno. Ci sono nuovi donatori? Ci sono nuovi donatori, soprattutto tra i giovani, e questo fa piacere e si spera che adesso il nostro provinciale riesca a darci ulteriori date in modo da poter soddisfare le richieste di questi ragazzi. Che i prelievi vengono da Parma? Vengono fatti I prelievi a Parma. Vengono fatti da un'equipe di Parma che arriva nella nostra sede e effettua i prelievi, effettua le idoneità e poi i prelievi. Numericamente si può dire in quanti siete? Più o meno? Siamo circa un 500 donatori nella nostra zona, sì, e ne approfitto per augurare a nome di Avis Albareto buone feste a tutti. Allora, il corpo degli alpini non c'è più, voi cosa fate qua? Noi siamo l'Associazione Nazionale Alpini, che sono che praticamente sono quelli che hanno fatto il militare negli alpini, e cerchiamo di dare una mano sempre con la nostra protezione civile o anche noi quando c'è qualcuno che ha bisogno, cerchiamo di dargli una mano, e soprattutto quando c'è da fare qualcosa per gli altri siamo sempre pronti. Siete sempre in prima linea. Quando ce la facciamo sì. Don Primo Ruggeri, sì. Don Primo, come va il mercatino? Ma sembra che vada bene, sì, sono contenti anche le donne. Un po' le paure anche della guerra, di sì, queste sì, cose. Sì, più serenità e più pace. Così. E adesso vediamo una curiosità che arriva da una testata online in inglese, estera, che suggerisce il percorso tra i mercatini italiani. In uno di questi percorsi c'è anche la visita in Valceno, a Varano Melegari, non per i mercatini, ma per un'eccellenza di questo territorio. Scopriamo quale. Sul sito internazionale Breaking Last News ci sono alcuni consigli su itinerari natalizi nel Parmese. Come potete vedere qua, 10 itinerari per Natale lungo i mercati e i mercatini dell'Italia,
con un occhio al mondo dei motori. Diversi suggerimenti, si passa dalla Francia, così come da Gubbio o Perugia, ma anche Grazzano, Visconti. Ed è qua che possiamo notare la Motor Valley, the location can also be starting, la locazione, il posto può essere anche un punto di partenza per interessanti itinerari attraverso la gastronomia, come l'antica corte pallavicina, oppure il labirinto dell'Amazone, oppure continuando verso Varano Melegari, il luogo in cui si trova la Dallara Automobili, uno dei più grandi eccellenze della Motor Valley. Torniamo in Appennino per vedere una curiosità particolare, una cosa, un bel evento, il concerto di Natale ad Albareto, un grande successo. Abbiamo avuto modo anche di intervistare il direttore della banda del paese dell'Alta Valtaro. Il 16 dicembre Albareto si è trasformato nella città di Babbo Natale con un evento emozionante all'interno di uno spazio coperto e riscaldato. I bambini sono stati intrattenuti da giochi e laboratori e hanno mostrato i lavori realizzati con amore dai genitori e dagli amici della scuola dell'infanzia di Albareto. L'assistenza pubblica di Borgotaro ha poi deliziato i presenti offrendo cioccolata calda, mentre il gruppo Alpini di Albareto ha portato il calore di un buon vin brûlé. Gli appassionati di hobbistica hanno poi trovato banchi dedicati che hanno arricchito l'atmosfera della comunità locale. La giornata ha chiuso con il grande concerto natalizio del corpo bandistico di Albareto, regalando melodie festose e coinvolgenti in una tombolata finale di beneficenza, evidenziando così lo spirito di solidarietà che pervade la stagione natalizia ad Albareto, un'occasione unica per condividere gioia, creatività e sostegno reciproco nella comunità. Questa sera ci siamo esibiti nel nostro consueto concerto natalizio. Abbiamo diviso la serata in due, la prima parte con brani moderni quali Fly Me to the Moon, Moment for Morricone e tanti altri, e la seconda parte invece era più indirizzata al periodo che stiamo trascorrendo adesso, appunto quello natalizio. Ci siamo esibiti in brani come Santa Claus, Let It Snow e poi ancora Happy Christmas, Astro del Ciel, i classici come anche Jingle Bells. Ovviamente abbiamo concluso il nostro concerto con un brano viennese coinvolgendo tutta la salone e tutto il pubblico. È stato molto emozionante e coinvolgere il pubblico perché è uno scambio di auguri fatto in musica, ecco. Ci siamo presi anche il lusso di presentare tre ragazzine che da pochi mesi hanno iniziato un percorso musicale con noi, al sax contralto Maria Sofia Margherita e viola al clarinetto. Con loro ci siamo esibiti in due brani natalizi e è stato bello vedere anche da parte loro tanta emozione. Abbiamo ringraziato ovviamente l'amministrazione comunale che sempre ci sostiene. Io in prima persona ringrazio anche ovviamente tutto il pubblico che ha partecipato alla serata, il mio direttivo che tanto mi supporta e soprattutto ovviamente i miei ragazzi che mi seguono da anni e con loro riusciamo ad avere delle grandi emozioni. Faccio gli auguri di Buon Natale a tutti coloro che ascoltano il TG e a voi come direzione. E adesso una serie di notizie brevi che arrivano prevalentemente dalle zone di Bassa Valle Taro e Ceno.
Una serie di notizie brevi del territorio, partendo da Medesano, dove è stato indetto un bando per poter assumere 4 agenti di polizia locale, un bando in collaborazione con i comuni di Noceto, Fontanellato e Bardi. Per poter saperne di più, www.plbassavaltaro.it, bando di selezione, questo è il modo per poter saperne di più. A Fornovo, nello scorso fine settimana, è stato il momento del pranzo sociale di Forum Novum, lo spazio aggregativo per le persone meno giovani, in cui era presente anche la sindaca Zanetti assieme all'assessore Savi, che hanno ricordato il ruolo importante del circolo. Il luogo è un punto di ritrovo per tante persone, un circolo che investe in iniziative sociali e anche in donazioni come quelle consegnate proprio l'altro ieri alla Croce Verde Fornovese e all'Avi sempre di Fornovo. E dopo la presentazione di Io Parlo Parmigiano, è stato effettivamente un successo la giornata dello sport presso la palestra Leoni di Collecchio. Queste alcune immagini che arrivano proprio da lì, tante le attività sportive sviluppate da giovani e anche meno giovani, presente ovviamente l'amministrazione comunale e le diverse delle attività e delle realtà sportive di Collecchio, ma non solo. E adesso andiamo a Medesano per un po' di notizie, partendo dal bel evento che ha riguardato nello scorso fine settimana Rocca Lanzona, con la riproposizione del presepe vivente, uno scenario davvero suggestivo con delle immagini altrettanto suggestive che meritano davvero il ritorno di questa grande tradizione del territorio del comune di Medesano nella frazione di Rocca Lanzona. Altre immagini sempre da Rocca Lanzona, con anche il castello di Rocca Lanzona illuminato come si vede qua in alto. Un successo anche il brindisi di auguri organizzato dall'SD Il Castello, una realtà che ha dato una mano a realizzare diverse attività nel comune di Medesano. Al lavoro anche i volontari per poter raccogliere fondi per il Teleton assieme all'Avis. E infine finiamo con i bambini, con il pranzo dei bambini del Polo Balù. Erano tanti e belli i bambini delle scuole parrocchiali del territorio di Medesano. Come abbiamo visto, sono tanti gli appuntamenti per prepararci meglio al Natale, per generare la serenità necessaria per essere pronti e all'interno dello spirito natalizio, e tra questi la musica, come diciamo, è uno degli strumenti più importanti, ed è per questo che è una buona opportunità quella che offre la parrocchia di Compiano assieme all'amministrazione comunale, con gli auguri in musica con il coro Fuori dalle righe venerdì sera 22 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Giovanni Battista in uno dei borghi più belli d'Italia, il borgo di Compiano, quindi è un appuntamento a cui non mancare. Il TG dedicato alle notizie finisce qui, ma ricordiamo che subito dopo la pubblicità c'è un altro telegiornale dedicato allo sport, alla letteratura, all'arte, ma soprattutto alle curiosità. A volte ci sono spunti davvero molto interessanti che meritano di essere visti, più che le notizie di cronaca a volte, sono davvero carine. Quindi per chi vuole seguirci, a tra poco. Del centro commerciale naturale di Bedonia vi augurano un felice Natale e vi ricordano che sono sempre a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze. La differenza più grande nel commercio non la fanno solo i prezzi, ma la capacità di ascoltarvi, di aiutarvi in ogni situazione, e questa è la differenza tra noi e tutti gli altri. Un caldo Natale da tutti noi, centro commerciale naturale di Bedonia. La famiglia Brugnoli vi augura buone feste e vi aspetta a Bardi con il suo parmigiano reggiano. Ristorante Pizzeria Valceno, con servizio bar, gelateria e tabaccheria, in strada provinciale per Bardi 136 a Varano de' Melegari. Cucina tipica emiliana, pizza con forno a legna anche da asporto. Ristorante Pizzeria Valceno,
Cambiano le stagioni, ma non cambiano i prezzi. Da Baudassi, sempre prezzi bassi. A Borgo Valditaro, friggitrice ad aria Ferrari, 5 litri di capienza a 125 euro. Spremi agrumi elettrico Fair Italia a 12,90 euro. Forno microonde con grill Girmi, 119 euro. Stufa elettrica 2000 watt ad euro 18,90. Soffiatore a batteria Husqvarna, completo di caricatore e batteria a 329 euro naturalmente. Scaldasonno matrimoniale elettrico a 49 euro. È inutile dire, da Baudassi i prezzi sono bassi. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Antica bottega del parmigiano di Belloni e Boccacci, filiera bio dal produttore al consumatore. Troverete il parmigiano reggiano di montagna bio e altri prodotti, dalla caciotta alla carne, agrigelato, budino al cioccolato, latte pastorizzato, panna cotta, ricotta stracchino, yogurt soft, burro, miele e marmellate. Tutto bio. Punti vendita, località Gerra Celle 34 e in piazza Marconi 4 a Bardi, ai piedi del castello. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vieni alla Baita di Borgo Taro per le tue serate speciali, cene di classe e intrattenimento. Si balla tutti i sabati sera con le migliori orchestre. La Baita Disco Club a Borgo Taro. Viva, gridiamo viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, e anche ballare, la musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@opimittinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Rieccoci, bentornati con noi. Come di consueto, la prima curiosità è quella della programmazione della serata sulla nostra rete, ma prima dobbiamo dire che è stato un grande successo Musica Viva ieri sera, musica dal vivo nello studio, davvero piacevole, tanto divertimento ed allegria. Ricordiamo che la replica sarà alle 21.15 di venerdì, oltre che anche il giorno dopo alle 14.30. Parlo di Musica Viva in questo caso. Allora ragazzi, se non ci sono messaggi c'è un'altra richiesta. Ci sono dei messaggi, ne dei messaggi. Stiamo pullulare anche dalla Romagna qua. Vanessa Silvani, oh, grande, la Vanessa. Ciao la Vanessa, ciao Giacomo, Claudio. Ciao, vi salutiamo tanto di... abbiamo una telefonata, telefunken. Giulio di Reggio, no, pronto? Ecco,
comitato, sono Chicco della Franca, ciao. Ciao Chicco, ciao. Ah, ma sono già in diretta? Certo. Ma bene, allora. Per una volta ancora. E questa sera ci sarà, dopo il telegiornale, un appuntamento con l'aperitivo del Parmense, un appuntamento in cui parleremo con un importante imprenditore del Parmense, un imprenditore che però ci dà anche alcuni consigli su un tema fondamentale, in particolar modo per i problemi dell'Appennino, la geologia e i problemi legati proprio alla geologia. Vediamo un piccolo assunto di quello di cui si parlerà e con chi saremo questa sera, tra poche decine di minuti. Torna una nuova puntata dell'aperitivo del Parmense, mercoledì 20, dopo il TG della sera. Avremo con noi l'ingegner Marco Occhi, presidente di Geosec, con il quale parleremo di dissesto idrogeologico e che ci darà anche alcuni utili consigli. Quindi non mancate questo appuntamento, nel quale coglieremo l'occasione anche per farci gli auguri di buon Natale e di buone feste. Quindi mercoledì 20, dopo il TG della sera, l'aperitivo del Parmense. Grazie e non mancate l'appuntamento. Subito dopo ci sarà True Italian Experience, poi dopo alle 21.30 vi sarà il ciclo Arturo Curai concerti dell'estate, in seguito alle 22.30 circa la replica del telegiornale, alle 23 Balla che ti passa e poi a mezzanotte i rivediamoli. Vi ricordo anche l'appuntamento domani alle ore 14.30 con Parmense in diretta, si parla di tante cose, sarà ancora nostro ospite l'appassionato di storia e storico dell'Appennino, Sandro Santini. Zona affascinante dal punto di vista storico. Quindi possiamo dire che anche se il Medioevo viene visto in malo modo, per il nostro territorio è stato un momento molto bello e positivo, forse meglio di oggi, di questo periodo? A coste sicure. E con questo è tutto, noi vi ricordiamo l'appuntamento di domani 14.30 circa con Parmense in diretta. Buona serata, buona continuazione di settimana a tutti.